Bene ragazzi, qui Did, oggi iniziamo un nuovo let's play, questa volta iniziamo Mad Father ragazzi. Allora, è un gioco fatto, è un gioco horror in stile RPG Maker, me lo avete consigliato in tantissimi, io non ne so nulla, quindi non posso stare qua a fare grandi introduzioni, grandi discorsi, perché davvero non ne so nulla, so solo che horror. Ho scelto di giocare questo perché me lo avete consigliato davvero in tanti, quindi niente, incominciamo, nuova partita e vediamo cosa accade. Ho trovato questa versione che dovrebbe essere in teoria completamente in italiano, mal che vada vi faccio la traduzione in tempo reale come abbiamo fatto per Frambao, che... C'è una casa, ma se io facessi spazio... Ho saltato, ok. Ok, era solo l'intro. Nord della Germania, residenza Drevis. Bussano alla porta, chi sarà? Andiamo a vedere. Padre... Devo fare click? Devo? Nel spazio? Ok, sì. Ula, ho un fiocco rosa in testa. Padre, sei qua dentro? Padre! Aia, quante volte ti ho detto di non scendere qua sotto. Ok, noi siamo sta ragazzina. Scusa, padre, ma sono troppo spaventata per dormire da sola. Aia, ti sei fatto male, papà? Non preoccuparti, non sei mai sola. La tua defunta madre è sempre al tuo fianco. Veglia sempre su di te. Aia! Vabbè, continua a sbattere il mignolo negli spigoli. Ok, adesso per favore vai a letto. Cambia accenti in una maniera incredibile. Va bene, padre. Brava bambina. È russo lui, chiaramente si vede che è russo. Padre, domani? Lo so, l'anniversario della sua morte. Visiteremo la sua tomba assieme. Ok! Adesso vai a letto, per favore. Presto riposerò anche io. Ok. Ok, si gioca. Fermo. Chi è che sta parlando? Fermo. No, no. Ah! Aiutatemi, aiuto. Ok, mio padre sta facendo. What the fuck. Ok, mio padre sicuramente non gioca coi Lego in quella stanza. Conosco il segreto di mio padre. Mio padre è uno scienziato. Adora le ricerche, si chiude sempre nel laboratorio nel seminterrato ed ho sempre sentito cose dal laboratorio. Urla umane e di animali. E stiamo tranquilli, tanto. Anche in giovane età sapevo cosa stava facendo mio padre, quindi facevo finta di non guardare, di non sapere o sentire niente. Facevo finta di niente tutto il tempo, per amore verso mio padre. Non è amore verso tuo padre, è... Non voglia di chiamare la polizia. Non è solo il segreto che conosco. Quando io e mamma non c'eravamo, lui e la sua assistente. Ma che uomo di merda in tutti i sensi. Oh mio Dio. Un buon esemplare. Mi libererò dei materiali rimanenti. Quello può aspettare. Vieni, Maria. Dottore. Dottore, sa della nostra relazione. Oh, ma qua ci parte il rap prima o poi su questo beat, ragazzi. Sa della nostra relazione. Eh? Cosa importa? No, vabbè, la smetto. Cosa importa? Non penso mi abbia simpatia. Ecco il problema. La ragazza compirà 11 anni presto, è un'età complicata, questo è certo. Sii gentile con lei, per favore. Abbine sempre cura, è la mia più preziosa. Ma si baciano... Col dottore c'ha l'affare davanti alla bocca, come fanno a baciarsi? Io voglio risposte! Voglio risposte alle domande di sto libro, la carta le ha predisposte condendole con la nitro. Dammi le risposte. C'è un orsetto carino? C'è un coniglio, davvero, c'è un coniglio, ne è mai stato... È mezzanotte! Oggi è il giorno in cui mamma è andata in paradiso. Oh madonna, però quanta angoscia! Mamma! Madonna! Sto verso. Non riesco mai a dormire quando penso a lei. Secondo piano, nursery. Che figata l'effetto luce. Una scatola piena di ricordi. Basta, mi dici solo questo. Palla di neve, il coniglietto domestico. Che cosa carina. Farà una bruttissima fine, secondo me. Horus il mercante. Lo sconosciuto dagli occhi rossi. Wow. È caduto qualcosa. Aspetta. Il quartetto oscuro. Cosa abbiamo trovato? Cos'è questo? Hai trovato una gemma. Incredibile.
Le gemme sono nascoste in svariati posti, per alcune devi completare eventi speciali. Puoi vedere il contatore delle gemme nel menu. Trovale tutte e... Ok, va bene. Il tuo sacchiotto, ok. Una cara bambola, una bambola da mio padre, è vecchia e malandata. Una bambola regalata da mio padre, qui la traduzione italiana un po' random. Cosa sta accadendo? È diventata... Ah, ricordi. Ci ha portato un regalo, aia! E anche l'ha sbattuto di nuovo. Sì, è una bambola! Grazie tante, padre! Che bella bambola! È quasi come se fosse vera! Ma la madre era già morta ai tempi, non ho capito. Da quanto è morta? Ha detto che è l'anniversario, ma non ho capito se è il primo anno. È così buio fuori. Una cassettiera più piena di vestiti, più piena di vibratori. Un ritratto di mamma. Qua dirà qualcosa, infatti. Mamma. Sembra Sephiroth in versione hentai. Cosa dovrei fare, mamma? Io amo papà, però... È Sephiroth, dai. Lei mi fa paura. Lei mi guarda sempre con quegli occhi. La odio. Ma so che piace a papà. Se lei e mio padre si sposassero, immagino che lei sarebbe la mia nuova mamma. Non voglio che sia la mia mamma. Non ho bisogno di una nuova mamma. C'è solo una mamma al mondo per me. Mamma, perché sei dovuta andare? Quanta angoscia. Ok. Ho un punto esclamativo sulla testa. Avevo. La stanza si è gelata all'improvviso. Ho un po' paura. Dovrei tornare a letto. Ma io voglio andare fuori. Apri sti versi. Ma seriamente. Ok, se faccio tab mi dà un menu, se faccio esc mi dà un menu. Ah, sì, ma io come salvo nella vita di questo gioco? Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Aya. Ti sei fatta male anche te andando a letto. Ok, si è fatto tutto... Canti così bene, aia! Oh, ci ho quasi azzeccato con la voce di lei. Padre, guarderesti da questa parte? Dammi un momento, metto questo qua. Dato che in Frambao non avevo dato intonazione alla gente, qui voglio farlo. Anche perché essendo in Ita mi viene molto più facile. Sì, è finita! Oh, mi ha fatto una corona di fiori, che... sembra quasi una brava persona. Una corona di fiori! Mi sta bene? Sì, ti sta molto bene. Yay! Ti ringrazio, padre. Mi dispiace di non poter sempre giocare con te. Padre... Va tutto bene. Sono felice di aver potuto giocare con te oggi, padre. Attenzione, arriva la madre, quella vera. Sephiroth, stagli la testa. Ma cielo, voi due stavate giocando? Tu, una famiglia molto strana. Mamma! Guarda, papà mi ha fatto una corona di fiori. È meravigliosa, ti sta molto bene, Aya. Ma è strabica la madre? Dai, è strabica. Quindi avete giocato tutto il giorno? Già. Dovremmo farlo ancora, padre. Sì, dovremmo. La prossima volta tua madre dovrebbe unirsi. Se non la ucciderò prima. Beh, non vedo l'ora. Cough, hack. Cosa vorrebbero dire questi suoni? Mamma, mi dispiace, solo un'altra crisi. Hack, whiz. Non sforzarti se non ti senti molto bene. Vieni, prendi della medicina da Maria. Prendila la Maria. Ti dovrebbe aiutare a migliorare. Non posso prenderla da sola. Mamma, stai male? Stai bene, vero? Scusami se ti preoccupo, sto perfettamente bene. Non essere ansiosa, per favore. Dai, il tuo sorriso mi rafforza meglio di ogni altra cosa. Se non posso vederti sorridere, mi preoccuperò soltanto. Mamma. Che carini questi dialoghi. Ok. Ora, rientriamo per cenare. Caricando il fucile a pompa. Ho fatto gli hamburger stasera di carne umana. I tuoi preferiti, aia! Evviva, adoro gli hamburger di mamma di carne umana! Giusto, padre? Ah, ovviamente, i suoi hamburger sono i migliori del mondo. Ok, sembrava una famigliola felice, no? Quindi la madre è morta, eravamo così felici una volta. C'è anche Maria, ma...
Noi tre eravamo comunque una famiglia felice, ma poi mamma se n'è andata per la malattia e la felicità che avevamo una volta, beh. Ok, quindi erano una famiglia normale. Maria, questa tizia, deve aver fatto qualcosa al padre, deve avergli fatto tipo il lavaggio del cervello. O perché a quanto pare c'è. Ha chiamato la figlia, ha detto aia, che chiaramente. Quell'urlo, padre. No, io non voglio. Deve essere successo qualcosa, andrò a controllare. No. Ma io voglio portarmi il gattino. Ok. Ho un brutto presentimento. Ah! No, è botto improvviso, no, però. Cos'è questo suono? È una voce? Lo sapevo. Ick! Fuck! No, vaffanculo a me stesso. Non ci credo, no. Shingeki no Kyojin è arrivato, no. Oh mio Dio. Ma è fighissimo. No, 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 no. È da questa parte. Ma chi è che parla? Chi è là? Vieni da questa parte. C'è qualcuno lì? Ok, andiamo da quella parte. Che? Non è... tipo... Oddio, l'ho già visto da qualche parte questo tizio. Da questa parte. Chi resta con me? Ho detto... Oh my... Ah, affanculo me stesso. Ho detto da questa parte. Nia! Cosa? Non sei per niente bravo ad ascoltare i consigli della gente. Perché c'è il tizio del Monopoli nella mia stanza? Perché? Perché? Chi è là? La Madonna. Ci sono molti libri interessanti in questa stanza. Ti piacciono i libri, mia cara? Che sei tu? Oh, non essere aggressiva, sono solo un venditore nella tua camera di notte. Sei una bambina, io sono un vampiro dagli occhi rossi e presumibilmente calvo. Venditore? Perché aveva detto così? È calvo, ve l'ho detto, è calvo. Chiamami Ogre. Certo, perché non Carro Ponte? Spero di poterti conoscere meglio, signorina. No? Nope. Ma è abbastanza problematico sapere che cadaveri se ne vanno a giro per la casa. Cadaveri? Quei mostri là fuori sono come mostri di una storia. Perché mostri come quelli? Beh, è una maledizione. Quelli che hai visto erano i cadaveri delle cavie degli esperimenti di tuo padre, pieni di risentimento. I deceduti sono stati riportati indietro da una maledizione, per vendicarsi con tuo padre, ovviamente. Cosa? Quindi mio padre è in pericolo? Ci credo. Devo salvarlo, ma anche no. Infatti, e perché mai? Per soddisfare i suoi desideri, ha ucciso molte persone come parte dei suoi esperimenti. È la sua retribuzione. L'avrei realizzato oramai, la vera natura di tuo padre. E vuoi comunque salvarlo? Oh cielo, forse non può ancora capire la loro sofferenza. Oh, vabbè, ma madonna però. Ok, sono spariti. Devo salvare papà! Oh. Cos'è? Un corvo? Ok, vediamo cos'è il corvo nella... Bravi ragazzi, prossima parte.